abbiamo l'opportunità di poter fare il primo porto d'Europa totalmente decarbonizzato e assolutamente ecosostenibile. Guardando il porto che ha reso grande questa città e questo palazzo che la ospita oggi, lo testimonia. Io continuo a credere, Presidente, che la natura giuridica dell'autorità portuale in Italia sia incompatibile. Noi siamo pensati per un lavoro più tradizionale, gestionale dell'attività amministrativa, ma con tutto quello che lei ha visto di tradizionale e di amministrativo c'è poco, ma abbiamo fiducia nel suo governo anche su questo fronte. Veramente un enorme piacere essere qui nel Palazzo di San Giorgio, straordinario, eroico presidio marittimo della città. Voglio di nuovo ringraziarvi per tutto ciò. Nei cantieri genovesi sono state costruite alcune delle imbarcazioni più celebri della nostra storia marittima. La storia recente di Genova e il coraggio di voi genovesi ci mostrano soprattutto come ripartire dopo una tragedia. Gli abbiamo detto che avremmo voluto che ci guardasse negli occhi, perché pensiamo che vedendo i nostri occhi certe cose si capiscano. Gli abbiamo detto che noi ci sentivamo un po' abbandonati. Ti preghiamo con forza perché si giunga presto alla verità sulle responsabilità di questo disastro.